La manovra si fa più pesante e aumentano i sacrifici per famiglie ed enti locali che potrebbero tagliare servizi essenziali come trasporti e asili nido. Una manovra iniqua, un vergognoso scaricabarile, tuona il presidente della Conferenza delle Regioni Vascherrani. Ci saranno ricadute pesanti sui cittadini. Molto critica anche la presidente degli industriali Marcegaglia, che dice con questa manovra aumenteranno le tasse, inaccettabili poi i mancati tagli ai costi della politica. Quello che è certo è che si comincerà a pagare già da lunedì, quando scatteranno i ticket da 10 euro per le visite specialistiche, quelle da 25 per i codici bianchi al pronto soccorso. Confermate le esenzioni per i redditi più bassi, ma i cittadini dovranno fare i conti con una sanità sempre più povera, perché se si sommano tutti i tagli previsti dalla manovra fino al 2014, la spesa sanitaria subirà una cura dimagrante da 8,7 miliardi. E poi arriva la scure sulle agevolazioni fiscali, tagli lineari del 20%, cioè uguali per tutti, famiglie comprese, sulle attuali 483 voci. Si va dai figli a carico agli asili, le rette universitarie, le spese sanitarie e via dicendo. I tagli scatteranno dal 2013 se l'annunciata riforma fiscale ed assistenziale non sarà operativa. Stretta anche sulla previdenza, cambia l'età per andare in pensione, viene bloccato l'adeguamento all'inflazione per gli assegni oltre i 2.300 euro e vengono tagliate le pensioni d'oro. Sui depositi titoli in banca la tassa sarà meno pesante per i piccoli risparmiatori, mentre rincarano le accise sulla benzina. E adesso ci si mette pure l'inflazione, che sale ai massimi dal 2008. Volano i prezzi dei carburanti e degli alimentari. A giugno l'impennata dei prezzi segna quota più 2,7% rispetto all'anno scorso. Dati appena diffusi dall'Istat. Per le famiglie, insomma, un'altra batosta, perché i redditi disponibili invece sono fermi. Si perde potere d'acquisto, i prezzi aumentano, gli stipendi no. La colpa si sa innanzitutto dei carburanti, coi loro rincari a due cifre. Benzina più 11,9% su base annua, diesel più 14%. Ma il peggio è che corrono anche i prezzi degli alimentari, la spesa di tutti i giorni, dalla pasta al latte. E tagliare questa voce è davvero difficile. Qui i rincari a giugno segnano un più 3% rispetto allo stesso mese del 2010 ed è il livello più alto da due anni. Osservati speciali il caffè del bar, in un anno ha registrato più 11%, e la frutta fresca. Sugli scaffali sempre più cara. Un quadro fosco che spiega tra l'altro perché quest'anno le vacanze saranno un lusso per pochi, complici gli aumenti dei trasporti, aerei, traghetti, treni e delle strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi. Rialzi fuori controllo, denunciano ancora una volta le associazioni dei consumatori, che chiedono al governo di abbassare le accise sui carburanti. Con questa manovra invece aumenteranno ancora.